Food Attraction 2020, ci troviamo allo stand di Amarena Fabbri 1905. Siamo in compagnia di Nicola Fabbri, l'amministratore delegato dell'azienda. Nicola, bentornato ancora una volta sugli schermi di OrecaTV.it. Ciao Fabio, grazie, bello vederti dopo solo quante? Due settimane? Tre settimane dal SIGEP. Beh, è stata un'esperienza catartica, meravigliosa. Il SIGEP, lo sappiamo, è un incontro, un appuntamento internazionale difficilissimo, perché è molto faticoso, ma estremamente gratificante, perché il numero di visitatori e di clienti e di idee e di novità è veramente unico. Ma anche qui a Beer and Food Attraction le cose non stanno andando malaccio. Ecco, io appunto sono passato dinanzi al vostro stand, ho visto altre novità dopo sole tre settimane e ho detto, oibò, è il momento di intervistare Nicola Fabbri chiedendogli quali sono le novità presentate in questa occasione. Ma tu sai che la nostra azienda è divisa in tre business unit, quindi abbiamo la business unit retail, abbiamo quella gelateria e pasticceria di cui il SIGEP è il regno, ma abbiamo soprattutto, è quella forse più antica, la business unit che si occupa di beverage e di oreca, quindi del mercato del fuori casa. Il nostro mondo. Il nostro mondo. E in questa occasione noi presentiamo appunto le novità sia per il mondo della notte, quindi parliamo di aperitivo e della nostra campagna I colori dell'aperitivo italiano, e parla ovviamente di Spritz, che è l'aperitivo italiano per antonomasia. Invece nella parte giorno parliamo di un'intuizione che abbiamo avuto noi, di cui magari dopo mi chiederai qualche cosa, che si chiama The Italian Wave. Dopo ti spiegherò. Parliamone allora immediatamente. Italian Wave rappresenta, o meglio, può rappresentare, visto che è in fase di startup, qualcosa di davvero innovativo non solo per l'Italia, non solo per l'Europa, ma per l'intero mondo dell'oreca. Ma è vero. Allora, tu sai che lo sviluppo del mondo del caffè, che è esistito da quando, diciamo, da Seattle è partito diciamo il modo diverso di vedere il caffè da quanto lo abbiamo noi italiani, viene cronologicamente diviso, separato in waves, quindi in ondate. Allora c'è stata la prima ondata, la first wave, che era il caffè liofilizzato, poi dopo c'è stata la second wave, che era l'espresso e il cappuccino, la third wave, che era quella rappresentata da Starbucks, poi ce ne sono molte altre. E io ho pensato che invece tutte queste waves avessero un minimo comune denominatore, che era l'italianità. Il caffè più amato è quello che Starbucks ha preso da noi. È l'espresso. È l'espresso, è il cappuccino, ma noi siamo i più bravi, noi italiani siamo i più bravi a interpretare il nostro cappuccino, la nostra bevanda nazionale, aggiungendo da sempre degli ingredienti molto puri, molto ricchi italiani, la nocciola, il pistacchio, e da qui è partita quella che io chiamo The Italian Wave, quindi l'influenza italiana nel mondo del caffè e del tè aromatizzato. E quindi in cosa consiste, sotto il profilo dei prodotti proposti da Fabbri 1905? Non sono tanto i prodotti che sono i protagonisti di questa Italian Wave, ma sono le idee, sono le recettazioni, sono le creazioni di grandi esperti e artisti del caffè come Gianni Cocco e Vittorio Agosti, che ovviamente realizzabili con i prodotti Fabbri daranno nuove esperienze sempre più gustose, sempre più golose ai consumatori di tutto il mondo. Questa Italian Wave noi la proporremo in Asia appena le condizioni dell'epidemia di coronavirus ce ne daranno la possibilità.
negli Stati Uniti attraverso la SCA, che è l'Associazione del Caffè Speciale Americana, e nel resto del mondo, in Nord Europa, in Polonia, insomma, perché no, anche nella nostra nuova frontiera, che è il continente africano. Nicola, noi ne daremo notizie attraverso i nostri strumenti, che ricordiamo sono orecanews.it e il Fuori Casa, la rivista dedicata ai consumi fuori casa, all'oreca e al food service. Però nel frattempo avrò il piacere di intervistarti ulteriormente nelle prossime settimane, proprio per sapere qual è la messa a punto di questo progetto insieme agli altri che arriveranno. Grazie Nicola. Non dimenticare i colori dell'aperitivo italiano, perché l'aperitivo italiano deve colorarsi della stessa fantasia ed allegria che abbiamo tutti noi italiani. Grazie per la partecipazione e il contributo. A presto.